I referendum sull'acqua si giocano su questo, su due visioni del mondo contrapposte. Ma intanto capirci qualcosa non è semplice e allora scheda rossa e scheda gialla, queste ci troveremo davanti il 12 giugno. La prima riguarda l'affidamento a soggetti privati dei servizi di fornitura dell'acqua. Le società completamente pubbliche che oggi la distribuiscono nelle nostre case dovrebbero sparire e trasformarsi in miste. I privati, scelti tramite gara, dovrebbero detenere almeno il 40% del capitale. La seconda scheda invece riguarda la determinazione delle tariffe. Si chiede ai cittadini se sia giusto garantire per legge un profitto a chi gestisce l'acqua. Vuol dire concedere un 7% fisso al gestore, un guadagno per invogliarlo a entrare nel settore anche se non legato alla qualità del servizio, costo che ovviamente si ritroverà nella bolletta degli utenti. Le ragioni del no a entrambi i quesiti sono molteplici, anzitutto dicono nessun rischio privatizzazione. L'acqua è pubblica e sarà sempre pubblica perché lo stabilisce una legge dello Stato. I comitati del no garantiscono poi che le bollette non lieviteranno proprio perché i guadagni saranno fissati anzitempo. La rete idrica invece, oggi inefficiente, che fa acqua da tutte le parti, dicono con un gioco di parole, migliorerà con nuovi investimenti. E addio ai carrozzoni pubblici e alle vecchie parentopoli. Riteniamo, così come è avvenuto un po' dappertutto, che un ingresso limitato del privato possa sicuramente fare del bene. Un privato consapevole, dotato finanziariamente, che è tra l'altro anche un buon manager. Di qualcuno che risate mi farei. È un tantam, è una sfida all'idea più originale e l'appassionato tentativo di comitati e cittadini che credono nell'acqua libera, pubblica, salva dal profitto. Spot, gag, rap e confronti all'ultima goccia. Nome? Signo Acqua. H2O. Dove sei ora? In una bottiglia di pet. Cosa? Bottiglia elastica. In una brocca vetro. Quanto costi? La bontà è il suo prezzo e io sono molto buona. Ma non è stata sedra che la baldracqua. Chi conviene di più? Lei. Io. L'acqua in bottiglia costa di più, inquina e non è abbastanza garantita, così la pensano i sostenitori dell'acqua pubblica che consigliano a tutti di votare sì al referendum, perché l'acqua non si può e non si deve comprare. Se saremo come l'acqua, ci potrà fermare quando andremo.